L'originale Polittico potrebbe provenire, come un'altra opera dei Crivelli, dalla chiesetta di San Michele Arcangelo. C'è chi ipotizza una commissione per la stessa chiesa di San Martino, dove l'opera è attestata sull'altare maggiore fino al XVIII secolo. Si presenta agli occhi del moderno visitatore come trittico, mutilo nella parte superiore, che doveva comprendere altri pannelli. Nel 1872 si era decretato il trasferimento di tutti i beni demaniali a pubbliche biblioteche o a musei della provincia. Così avvenne anche per il trittico, trasferito presso la Pinacoteca di Macerata. Fortunatamente l'opera è stata restituita alla comunità di San Martino, dove attualmente è possibile ammirarla. Domina al centro del trittico la figura della Madonna coronata in trono. Maria sorregge delicatamente sulle sue ginocchia Gesù, comodamente seduto su un cuscino. Il bambino è colto nell'atto di impartire la benedizione mentre volge lo sguardo in alto verso la tavola raffigurante la crocifissione preannunciata dal pettirosso che stringe nella mano sinistra. Maria si volge verso il bambino con una velata tristezza, presaga del suo destino. Il bambino sembra volgere lo sguardo verso la sua futura missione di sacrificio e salvezza per l'umanità. I suoi gesti non sono casuali. La mano destra, in gesto benedicente, rivela la Trinità. Nella sinistra afferra un piccolo volatile. Interpretato come un pettirosso, è trattenuto nella sua voglia di spiccare il volo. Simbolo stesso di Cristo, deve compiere il suo destino prima di poter ascendere al cielo. La sfumatura rossa sul suo petto rimanda direttamente alla passione di Gesù. La tradizione popolare vuole che l'uccello si sia macchiato il petto trafitto da una spina della corona del Redentore. Nei gioielli del bambino, al significato del corallo come protezione dalle forze malvagie, si unisce quello della perla, noto simbolo di purezza. Come da tradizione, il filo ininterrotto di perle orla il manto e la veste di Maria. Il santo anello che cinge l'anulare di Maria è l'anello nuziale che, secondo la tradizione popolare, San Giuseppe avrebbe regalato a Maria per il loro sposalizio. La preziosa reliquia, proveniente da Chiusi, dove rimase fino al 1473, è oggi conservata in una cappella della cattedrale di San Lorenzo, a Perugia. La corona sul suo capo la connota come Regina Cieli. Il rubino è simbolo di amore ardente, ma anche di vittoria contro la morte e promessa di vita eterna.
Lo smeraldo del fermaglio riflette con il suo colore la natura che si risveglia, sconfiggendo la morte. Le pietre preziose non proteggono solo le sante immagini, estendono il loro potere taumaturgico anche ai fedeli. La reminiscenza di Donatello, riferimento per un'intera generazione di artisti, è ravvisabile nei due splendidi angioletti sopra il capo di Maria. Lo splendido sedile marmoreo decorato è degno di una maestà. Ai lati del trono, due arcangeli fanno capolino da dietro una siepe. Michele è l'angelo guerriero e il giudice delle anime. La sua veste rossa ribadisce questi importanti ruoli. La spada è quella con la quale sconfigge Satana. La bilancia serve a soppesare le anime e i loro peccati. Qui nel piatto riservato all'anima dolente compare un più realistico peso. Gabriele è il messaggero della vita che annuncia a Maria la nascita del Redentore. Reca nella mano destra il giglio dell'annuncio. I tre fiori sullo stelo indicano la triplice verginità di Maria. Prima della nascita di Gesù, nel parto e dopo la natività. Il bianco del giglio è un ulteriore simbolo della sua purezza. Inoltre, per gli antichi, il giglio, intatto e nobile, aveva il potere di guarire. Appesi a una canna, poggiata sul dossale dorato, decorano lo sfondo una melagrana, simbolo della Chiesa e della Rinascita, e una mela, simbolo del peccato originale. Chissà se il frutto è un rimando alla mela rosa, pregiata qualità coltivata proprio nelle campagne di Monte San Martino. Anche qui Vittore fa ricorso al suo delicato e articolato gioco di sguardi. Michele è assorto nel contemplare il volto di Maria. Gabriele rivolge lo sguardo rattristato verso il bambino. La scena della crocifissione è situata dentro un paesaggio collinare. È delimitato nella parte superiore da una fascia dorata. Viene così sottolineata la distanza e la separazione tra la dimensione umana e quella divina. La croce è abbracciata da Maddalena addolorata. Ruotata di spalle, mostra la sua lunga e folta chioma. Le sue ricercate maniche a sbuffo non richiamano solo la sua condizione originaria. Come suggerito da una nota studiosa, la presenza della Maddalena riccamente abbigliata ai piedi della croce può essere intesa come l'espressione di un'assimilazione emotiva dell'evento che porta lo spettatore a identificare se stesso con i dolenti. Alle consuete figure dolenti di Maria e Giovanni si associa pertanto quella di Maddalena, che diventa sinedoche dell'umanità, addolorata per il supplizio del suo Salvatore. Particolarmente influente per la pittura religiosa medievale e quattrocentesca, si rivela la Maddalena in ginocchio di Giotto, posta nella Cappella degli Scrovegni.
Come i dipinti delle crocifissioni gotiche diventarono composizioni affollate, così la Maddalena divenne una figura di spicco, con un'aureola sul capo e chiaramente identificabile dai suoi lunghi capelli biondi sciolti. Spesso in ginocchio ai piedi della croce o stringendosi ad essa, a volte baciando i piedi di Cristo. Vittore riassume tutte queste varianti. Ai piedi di Cristo, Maria e Giovanni piangono esprimendo tutto il loro dolore. Gesù dunque, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Secondo una consolidata tradizione iconografica, i gesti di Maria e Giovanni vengono codificati alla perfezione. Nel cielo aureo si levano tre serafini, intenti a raccogliere il sangue che sgorga dalle piaghe del Redentore. Raffigurati sui piedestalli per ribadirne l'importanza e trasformarli in simulacri devozionali, i santi Martino e Antonio Abate sono colti entrambi nell'atto di volgersi devotamente alla Madonna e al Bambino. Mediante i codici dell'abbigliamento, Vittore non rinuncia a raffigurarli nella loro magnificenza. Martino è rivestito di un sontuoso abito liturgico. Il tessuto con cui è confezionato il piviale sembra un pregiato lampasso con un ricercato motivo decorativo floreale. Non mancano le perle e altri preziosi. Gli zaffiri sulle mitrie dei santi rimandano alle parole di Sant'Ambrogio. Il patrono di Milano definisce la gemma emblema degli uomini santi, capaci di contemplazioni celesti nell'esistenza terrena. Il rubino sul guanto di Martino, simulando le stigmate, ricorda la passione del Redentore. Anche Sant'Antonio Abate, di solito rivestito dall'austera cappa nera, si arricchisce di un rosso piviale. Grande attenzione viene posta anche ai ricchi stoloni. San Martino offre alla Vergine un dettagliato modellino di Monte San Martino affinché lei estenda la sua protezione all'intera comunità. A Sant'Antonio è riservata la protezione contro le malattie e le pestilenze. Con la fiamma appoggiata sul libro, simbolo del fuoco di Sant'Antonio, e con l'interazione delle campanelle, attributo degli eremiti che la usano per schiacciare il demonio e allontanare le tentazioni, e talismano per la protezione degli animali domestici. Il fondo dorato dei pannelli e il rigoglioso tappeto erboso, proprio del naturalismo minuto ed empirico della tradizione gotica internazionale, suggeriscono l'unità della scena dipinta. Nonostante le alterazioni subite dal logorio del tempo, le paraste e i pilastrini della cornice sono decorati e dipinti a tempera,
evidente segno del tentativo di Vittore di mostrarsi culturalmente aggiornato e orientato verso i gusti rinascimentali.